Benvenuti a Primo Piano, il format di Italpress per comprendere l'attualità attraverso i protagonisti, i numeri uno della politica, dell'economia, del sindacato, dell'imprenditoria. Questa volta ci è venuto a trovare, perché voglio leggere esattamente Mauro Alfonso, lo ringrazio, ringrazio della sua presenza, leggo bene le qualifiche e i nomi, perché sbagliare le qualifiche e i nomi sarebbe grave. Amministratore delegato di Simest. Cosa fa Simest? La società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che supporta finanziariamente il Made in Italy nel mondo, soprattutto le piccole e medie imprese. Sono stato corretto? Perfetto, Così grazie. lo dico, l'ho detto altre volte perché ho il trauma delle sigle, siccome quando ero giovane facevo il TG di Siolp, il mio direttore dell'epoca, Fede, prese l'elenco del telefono cartaceo, che non c'è più, e chiamò tre italiani per dire se Olp sapevano cosa corrispondesse, non lo sapevano, quindi questa lezione mi è rimasta come trauma. E quindi, Simest, Alfonso, cosa fate voi esattamente? Qual è la vostra mission, no? E il vostro scopo proprio istituzionale? Bene, come accennava, il nostro ruolo, la nostra missione è quella di supportare l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, quindi aiutarle ad approcciare nuovi mercati. Siamo parte appunto del gruppo CDP, insieme con SACE rappresentiamo il polo per Certo. l'export e l'internazionalizzazione. Quindi quello che noi facciamo è dare un supporto abbastanza ampio di soluzioni sia di equity sia di debito, quindi sia di capitale che di finanziamenti, per aiutare le imprese italiane ad approcciare i mercati esteri. Ecco, avete tre linee, ho visto negli appunti, proprio di intervento preciso, come se fossero tre piccoli capitoletti, no? Me li vuole dire uno per uno, così chi ci segue, anche chi ha una piccola e media impresa, capisce? Perché Certo. questo è come con i finanziamenti europei, molti non sanno che esistono, invece sarebbero a disposizione e nessuno li prende, insomma, no? E quindi, no? Volentieri, le tre Allora. linee sono dedicate chiaramente a funzionalità ed obiettivi diversi. Quella che ci impegna in termini di capitale, quindi quella con cui utilizziamo il nostro capitale sociale, i nostri mezzi propri, è la linea di attività con la quale entriamo in partecipazione all'estero Certo. di aziende italiane che comprano o creano aziende all'estero. Entriamo in partecipazione, una partecipazione che è fino al 49%, quindi di minoranza per definizione, ha una durata mediamente fino ad 8 anni. E rappresenta appunto il miglior modo per diventare partner a tutti gli effetti dell'azienda italiana che va sul mercato estero. La seconda linea di attività e la terza sono legate entrambe alla funzione che noi abbiamo come gestori di fondi pubblici. Nella seconda linea noi gestiamo il fondo 394, che è un fondo appositamente creato per supportare con finanziamenti agevolati una serie di misure per l'accesso ai mercati esteri, e poi se magari vuole Sì. possiamo fare qualche approfondimento. Certo. La terza linea è una linea pensata per abbattere i costi di finanziamento nelle operazioni diciamo pluriennali di lungo periodo delle aziende italiane che hanno commesse all'estero, e quindi è un prodotto di natura prettamente finanziaria, che abbassa il costo del finanziamento e lo stabilizza. Leggo dei dati, sperando che siano giusti, perché sono dati pre-Covid, credo 2019. Simest ha supportato 1.813 imprese in 105 paesi, mobilitando complessivamente risorse per 5,2 miliardi di euro. Sono cifre esatte? Sì, per il 2019 sono Sono. due cifre esatte. Per quanto ci riguarda, la pandemia ha rappresentato un impegno e una responsabilità enorme, Ci perché arriviamo. la richiesta è stata quella molto più importante di supportare le Ecco, aziende. allora voi subito dopo, diciamo, la fine della fase dell'emergenza avete firmato questo patto per l'export alla Farnesina a giugno. Cosa c'è in Esattamente. questo patto Allora, per nel lei? Che patto. credo sia uno rientri nelle misure fondamentalmente per far ripartire l'Italia e anche il Made in Italy, no? Quindi rientra in quelle misure che servono per rilanciare il nostro sistema paese, dentro e Assolutamente. fuori. Il patto per l'export è uno sforzo, devo dire, straordinario, senza precedenti, fatto dalle nostre istituzioni per supportare le attività di export e di internazionalizzazione delle nostre imprese, su un fronte trasversale, quindi che va dalla grande, impresa alla microimpresa. In questo patto dell'export sono state messe a disposizione risorse ingenti e noi siamo una delle colonne più importanti di questa, operazione.
per cui ci è stato assegnato un ammontare significativo di risorse, circa 1,3 miliardi, da appunto erogare nell'ambito delle due misure a cui facevo accenno prima, e quindi di supporto prevalentemente alle piccole e medie imprese per l'accesso ai mercati esteri, per l'internazionalizzazione e per l'export. Per quanto riguarda invece la dimensione delle agevolazioni, penso. Le agevolazioni sono significative. Quello che poi uno vuole sentire. No? Abbiamo delle agevolazioni che vanno ad intervenire direttamente sulla patrimonializzazione delle imprese, quindi un finanziamento a sei anni senza un obiettivo specifico di destinazione d'uso del denaro, che può essere fino a 800.000 euro. C'è poi uno degli altri strumenti, che è quello di ingresso nei nuovi mercati, che può arrivare fino a 4 milioni di euro. Ci sono finanziamenti per la copertura dei costi relativi alla partecipazione a fiere ed eventi fieristici internazionali, per o la creazione o la partecipazione a sistemi di e-commerce e piattaforme di commercio elettronico, per il finanziamento dei temporary export managers, quindi delle figure professionali specifiche che aiutino soprattutto le piccole imprese. Mi raccomando, non mi parli come quelli del Sole 24 Ore, brevissimi colleghi, meravigliosi. Io quando faccio la rassegna stampa devo fare la traduzione, perché dicono con un circolo esoterico. Sia chiaro per tutti quelli che ci osservano e ci ascoltano. Lo farò certamente. No, perché guarda, è importante trasferire l'economia alla gente, perché se l'economia è impopolare, poi alla fine rimane un problema per pochi. Io lo dico, lei è brevissimo, però mi raccomando, l'ho visto che stava andando sulla china. Purtroppo alcuni termini sono lavori difficilmente traducibili. Sì. Il concetto di base è che noi abbiamo un sistema industriale fatto prevalentemente da piccole e medie imprese, nelle quali molto spesso non c'è una cultura e una struttura manageriale tale da poter affrontare in maniera adeguata le complessità dell'internazionalizzazione o dell'export. Quindi uno dei provvedimenti è quello di dare a queste aziende la possibilità di finanziarsi uno specialista, quindi un professionista, un temporary export manager, quindi un dirigente temporaneo. Chiaro, che sta solamente per un... Esatto. Qui abbiamo associato anche il digital export manager, che vada a sfruttare le potenzialità dell'azienda su tutti gli ambiti digitali che sono il fronte Se ne parla tantissimo, ed è del digitale, uno degli effetti collaterali positivi del Covid, involontari, certo. Però ci ha costretto, questo l'ho sentito a un convegno, disruption, che in economia vuol dire praticamente passare rapidamente dal sistema analogico a quello digitale, sì. Quindi il mondo è cambiato in pochi mesi anziché in 20 anni. Possiamo dire un'accelerazione in una discontinuità forte. E che quindi ci ha costretto ad accelerare in un percorso... Fa parte della semantica di disruption, esattamente, insomma, quindi è uno shock. Uno shock. Che personalmente tendo ad interpretare come positivo, perché è comunque un progresso verso un modello nuovo. Ci dispiace per le vite perse, ci dispiace per la sofferenza, ovviamente. Ma in termini di economia e di digitalizzazione è importante. Sì. Perché poi, insomma, se posso permettermi un commento, l'economia come la storia va per scalini, per salti, no? Quando noi studiamo sui libri la storia, vediamo date che sono distanti l'una dalle altre, ognuna di queste date rappresenta un evento importante e rappresenta un salto, uno scalino. In questo momento siamo, più o meno consapevolmente, in un grande scalino, per un paradigma di sviluppo che deve cambiare, per le modalità di comunicazione, per le modalità di accesso ai mercati. Questo inevitabilmente rappresenta una minaccia per molti e una grande opportunità per molti altri. Quindi ci sarà una selezione, a mio avviso, sana, per quanto possa essere per qualcuno dolorosa, di natura darwiniana. E il nostro compito è fare in modo che questo scenario di discontinuità possa essere affrontato e sfruttato, tanto da non solo recuperare quello che avevamo prima dello shock, ma possibilmente, rispetto agli altri paesi, avere margini di competitività che domani o dopodomani ci permettono di stare meglio di quanto non fossimo prima. Continuo in questa digressione, secondo me feconda culturalmente nell'interpretazione, quindi utile, perché ci dà uno strumento di fondo per comprendere l'insieme oltre che i particolari. Poi torno però ai particolari. Prego. Del patto con l'Espo sulle agevolazioni. Lei le notizie importanti vedo che non me le vuole dare, ma le vuole dare in fondo, perché dopo faremo un confronto col prestito, con la quantità di prestito e con la banca. Volentieri. Rimaniamo nel globale. Diciamo che noi
Complessivamente, quando parliamo del nostro sistema Italia, non ne faccio una questione ideologica o partitica, siamo sempre pessimisti, siamo sempre criticoni, i media sono sempre molto severi e c'è una tendenza a dare un'immagine un po' apocalittica del nostro paese. Lei fa esattamente il contrario, non solo istituzionalmente, perché la Cassa Depositi e Prestiti è davvero come fosse il grande salvadanaio del paese, no? Ma forse bisogna anche imprimere un po' più di fiducia. Per esempio, io ho letto che le aziende italiane, anche quelle piccoline, sul piano dell'e-commerce, del rapporto con l'estero, di ciò che vendono all'estero e quindi che trasportano all'estero, non so, poi non tutto è definibile come Made in Italy, come eccellenza, ci sarà qualcosa, io ho fatto delle discussioni sul Made in Italy, adesso non sto qui a fare con lei, insomma, non so se la pasta fatta bene in Italia ma comprata col grano sudamericano è Made in Italy oppure no, se è Made in Italy o no, diciamo che portiamo un prodotto che per il mondo è italiano, non so se mi spiego, sì. No? Quella cosa. Allora mi dicono che sono messe bene nel dialogo, diciamo, digitale col mondo, sono avanti, che hanno le attrezzature culturali per farlo, che sanno dialogare, quindi non è vero che poi siamo così arretrati, così. Non è vero, no? Non è diffusamente, diciamo, vero. Diciamo un po' più di fiducia, non siamo assolutamente solo, no? Noi abbiamo la grande fortuna di essere in un paese nel quale si sanno fare le cose. Si sanno fare le cose a livello artigianale, a livello industriale, a livello di comunicazione, a livello tecnologico. E quindi siamo molto bravi in molti settori, tra cui questo. E quindi le nostre aziende, anche le piccole, sono molto spesso in grado di competere a livello internazionale alla pari, se non meglio, rispetto ad altri. E noi ne vediamo tante. Questo però ci induce ad un'ulteriore riflessione, che nell'evoluzione che abbiamo accennato prima, la capacità di comunicare con questi nuovi strumenti, certo, implica la disponibilità di infrastrutture atte per poterlo fare. Quindi il concetto di infrastrutture nei prossimi anni non sarà più soltanto quello delle strade, dei porti. È quello del digitale, esattamente. Insomma, della trasmissione della banda veloce, insomma, fondamentalmente. No? Ma mi sembra che su questo gli investimenti sono in atto e dobbiamo colmare un gap con l'Europa che non è drammatico rispetto ad altri gap. No. No? Quindi è un gap dove abbiamo fatto dei passi in avanti. C'è, lo diciamo per onestà intellettuale, ma non è drammatico come in altri campi rispetto ad altri paesi europei. Torniamo al discorso del patto per l'export, le agevolazioni, ve leggo qui, zero garanzie per tutto il 2020, ma soprattutto fondo perduto al 50%. Sì, allora, fondo perduto al 50%. Una delle componenti importanti per il boom che abbiamo registrato nell'accesso a queste richieste di finanziamento. Quante sono a settembre, giugno-settembre? Abbiamo avuto 2 mesi straordinariamente rilevanti, abbiamo fatto in 2 mesi, quindi luglio e agosto, 2300 richieste ricevute, lei prima menzionava il 2019, complessivamente erano circa 1 migliaio e una quantità di denaro richiesta superiore ai 700 milioni di euro in soli 2 mesi, che vuol dire una volta e un quarto in più rispetto all'intero anno 2019. Il fatto di aver avuto talmente tanta attenzione e tante richieste sta nel fatto, uno, che c'è la possibilità di avere fino al 50% di finanziamenti a fondo perduto. Bene, chiaro, 50% dei finanziamenti a fondo perduto. E il restante 50% è ad un tasso molto molto basso, che in questo momento è dello 0,08%. E altro elemento fondamentale è che non vengono richieste garanzie bancarie. Fino a qualche mese fa, per accedere ai finanziamenti, ove le aziende non avessero una solidità patrimoniale significativa, poteva essere chiesto il 10, 20, 30% del valore controgarantito da una banca. Si è deciso di non volere questa garanzia fino al 31 di dicembre. Questo significa che la pratica è molto più veloce, anche perché non deve passare per un istituto bancario il quale non si sa se dà l'affidamento per la garanzia o no, che tempi ha. Quindi normalmente 30-40 giorni dalla presentazione dell'istanza noi fisicamente siamo in grado di erogare il corrispettivo del finanziamento. Quindi un po' l'ha detto, però ripetita Juvent, la differenza quindi sostanziale in sintesi fra un finanziamento di questo tipo, Simest, e un finanziamento in banca, mi sembra evidente. Uno, il costo, e due, l'aspetto non banale che metà non bisogna restituirlo. Beh, anche perché insomma io non faccio il criticone, ma lei lo sa che nel mese di aprile, insomma, io parlo molto con i cittadini, molti andavano in banca
e c'erano dei funzionari che dicevano che ancora non ho letto le norme, insomma, quindi era il momento, non sto criticando il sistema bancario, il sistema bancario è fondamentale in un paese, ci sono migliori e peggiori come in tanti altri, ma in quella fase lì questo ha molto spaventato la popolazione, molti imprenditori, lo so, perché io sono un giornalista che parla con la gente, con gli imprenditori, andavano a chiedere perché pensavano una cosa e non avevano ancora le informazioni, quindi avere forse un supporto in più, poi si sono adeguate evidentemente perché oggi siamo a settembre e la situazione è cambiata. No? Se posso aggiungere un aspetto non banale rispetto a quello che ho appena detto, è che i nostri finanziamenti non vengono conteggiati dalla cosiddetta centrale rischi, per cui l'azienda non finisce sul libro dei cattivi della banca di no, più che altro nella centrale rischi ci sono tutte le esposizioni, in base a quelle esposizioni poi calcolano i ratios patrimoniali e quindi avere più debito significa essere più deboli dal punto di vista di merito di credito. E i finanziamenti che noi diamo non entrano nella centrale rischi, quindi non entrano nel computo di queste valutazioni e quindi non alterano negativamente il profilo creditizio delle aziende che lo richiedono. Questo è importante. Prima mi aveva detto, non mi sono dimenticato, che mi avrebbe fatto degli esempi concreti di alcune forme di finanziamento all'estero, non so se ha qualcosa di virtuoso che ci vuole, insomma, non è che tanto stiamo facendo pubblicità a un marchio piuttosto che a un altro, siamo nella cronaca e possiamo farlo, possiamo dirlo. Insomma, no? Devo dire che noi abbiamo la fortuna di avere a che fare con tantissimi imprenditori e abbiamo una varietà di esempi da poter portare che spazia in molti settori, in molte regioni. Mi piace fare, abbiamo una partecipazione in un'azienda a mio avviso estremamente innovativa che si trova in un territorio dove non ti aspetteresti di trovarlo, quindi in Sicilia, che ha inventato un sistema estremamente avanzato a livello globale di irrigazione che permette di fare diciamo, risparmio di acqua in maniera significativa, è l'azienda di Capo d'Orlando e che è un piccolo gioiello internazionale con presenza in Messico, Stati Uniti, sconosciuta al pubblico. È bello come esempio perché va fuori le linee dei pregiudizi o anche della solita retorica che secondo me è anche superata ed è meraviglioso dei nord e dei sud nel nostro mestiere abbiamo la fortuna, ripeto, di avere sorprese incredibili molto frequentemente di aziende che tu dici ma è possibile, qui esiste questo genio italico della piccola e media impresa che viene insomma come ho detto prima del salvadanaio di Stato. Insomma, c'è questa idea di questo network, no, di genialità, di competenze, di eccellenze che sono un po' il nostro tessuto prezioso, spesso non visibile, non immediatamente vendibile rispetto alle grandi industrie, però che è quello che sarebbe il nostro, no? La nostra preziosità, è così possiamo dirlo. Se posso, il nostro ruolo deve essere quello di creare un ecosistema per queste aziende affinché il germe possa poi dare il frutto migliore possibile. Quindi quello che stiamo facendo, devo dire, con grande impegno e soddisfazione è anche interagire con altri soggetti istituzionali, per esempio nel patto con l'export, cioè oltre a noi SACE c'è l'ICE, c'è la Farnesina e dobbiamo cercare ciascuno per il suo di porre le condizioni affinché poi questi sforzi e queste aziende abbiano il risultato che noi ci auspichiamo. C'è stata una grande discussione a questo proposito, lei, visto che insomma, ha citato società che possono comunque tutto sommato riportabili al pubblico, no? L'attività anche dei ministeri, c'è stata questa discussione nel post-Covid tra il cosiddetto concetto di assistenzialismo e l'idea invece che si debba intervenire insomma, nel XXI secolo sul libero mercato con delle misure strutturali, perché questa cosa... Io personalmente dico sempre che quando c'è una pandemia, quindi qualcosa che viene di eccezione dall'esterno, siccome abbiamo fermato noi il mercato, non perché il mercato ha avuto dei difetti, dobbiamo riintervenire in una parte inevitabilmente di pubblico. Mi sembra che grandi stati europei, anche come la Germania, hanno immesso in liquidità addirittura sui conti correnti, anche negli Stati Uniti, che non hanno un welfare come quello europeo. Ecco, questa polemica lei è un po' la testimonianza che insomma poi non c'è, perché poi alla fine bisogna lavorare insieme su questo e stabilire un quoziente, perché poi diciamo, lo Stato viene sempre visto come quasi come un nemico, no? Dice, ah, lo Stato vuole prendersi l'ILVA, lo Stato vuole prendere quello, eh. Poi io dico, se serve a tutelare posti di lavoro e a creare nuove ricchezze o a creare ricchezze per le aziende che crescono all'estero, che ben venga, che poi dopo le aziende sappiano stare sul mercato. Certo, no? Io finalmente credo che si sia rotto il tabù della presenza dello Stato nelle aziende
e noi siamo obbligati come paese a farlo, non peraltro perché lo stanno facendo gli altri, quindi non possiamo lasciare le nostre aziende scoperte rispetto alla concorrenza estera. L'importante a mio avviso è essere selettivi, teniamo presente che l'intervento pubblico viene fatto utilizzando soldi dei contribuenti, quindi quello che deve essere fatto non è spendere soldi per mantenere situazioni che di per sé non stanno economicamente certo. in piedi, ma utilizzarli al meglio entrando nel capitale delle aziende che siano prospetticamente in grado di produrre valore e aiutarle con tutti i mezzi perché questo avvenga. Per cui è un percorso positivo, necessario, che stiamo cercando di fare appunto in maniera armonica rispetto a tutte le altre istituzioni che ciascuno per il suo debbono contribuire a questo. Allora, vuole riassumere quali sono i 7 livelli di finanziamento di Simest? Tutti quanti insieme, per chi ci ascolta. Allora, sono un po' quelli che ho anticipato prima. Proprio così, in un elenco flash, flash finale. Patrimonializzazione, i temporary export manager, la partecipazione a fiere ed eventi internazionali fieristici, il finanziamento dei siti di e-commerce, il training per i lavoratori nelle sedi estere, l'apertura di filiali estere di natura commerciale fino a 4 milioni e per ultimo il finanziamento di studi di fattibilità per l'accesso ai mercati esteri, perché ovviamente qualsiasi progetto di espansione all'estero necessita di preparazione. Allora, grazie a Mauro Alfonso, amministratore delegato di Simest, grazie e buon lavoro davvero, visto le cose di cui si occupa. Invece, alla prossima con Primo Piano.